Ciao! Io mi chiamo Erika. Oggi giochiamo con il Pongo. Guardate quanti colori abbiamo. Abbiamo il Pongo bianco, giallo, rosso, viola, rosa e celeste. Stendiamo per prima cosa il tappetino. Così. Vi piace giocare col Pongo? Io lo adoro, è divertentissimo! Il mattarello, la rotellina, questo strumento che ha un nome un po' complesso, si chiama siringa per estrusione. Wow! E per finire, la formina a forma di fiore. Susanna! Susi! Forse è nel lettino? Guardiamo. Non c'è. Sarà nel passeggino? No. Ma dov'è finita Susanna? Eccoti, furbetta! Ti ho trovata finalmente. Giochiamo insieme con il Pongo. Sì, giochiamo! Che ne dici, Susanna? Facciamo delle scarpette di plastilina. Ho diviso il Pongo in due parti per fare due scarpette per Susanna. Prendiamo il mattarello e stendiamo per bene il Pongo. Guardate com'è sottile! Questa sarà la suola della prima scarpetta. Prendiamo la misura del piedino. Così. E la prima scarpetta è pronta. Ti piace? E adesso facciamo la seconda. Schiacciamo per bene. E appiattiamo la nostra pallina. E prendiamo il nostro mattarello. Stendiamo per bene. Vieni qua, piccolina. Ed ecco la seconda scarpetta. Formiamo la seconda scarpetta. Che belle scarpette, eh? Ti piacciono, Susanna? Adesso facciamo delle decorazioni per le tue scarpette. Per questo ci servirà una siringa per estrusione. Inseriamo il Pongo nella siringa e poi pigiamo forte forte, così. Guardate che cinturino lunghissimo! A noi serve soltanto una metà. Eccola qua. Ed ecco il nostro cinturino. La prima è pronta e adesso la seconda. Ecco fatto. Ti piacciono, Susanna, le tue nuove scarpette? E a te piacciono? Sì, che belle! E adesso sai cosa? Ci facciamo una coroncina. Per questa mi serviranno il viola e il bianco. Con il viola facciamo la coroncina. Schiacciamola per bene. Così. E adesso, per tagliarla, serve la rotellina. E tagliamo. E ripetiamo dall'altra parte. Stendiamo il Pongo bianco.
E con lo stampino a forma di fiore facciamo il fiorellino. Attacchiamo la nostra decorazione alla coroncina. Così. Ecco qua. Ma ti sta benissimo questa coroncina! Oggi abbiamo creato delle bellissime scarpette e una coroncina per Susanna. E adesso è ora di fare la nanna, vero? Togliamo la coroncina e le scarpette e anche l'altra. Prima mangiamo la pappa, togliamo il cicciotto e mettiamo il biberon. Bravissima Susi, hai mangiato tutto! Adesso ci leviamo il vestitino. Pronta per fare la nanna. E il tuo cicciotto. Sogni d'oro, piccolina. Oggi ci siamo divertiti moltissimo con Susi a creare decorazioni con il Pongo. Puoi farlo anche tu a casa. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!